amici di Made in Vino, ciao, benvenuti, siamo con l'amico Filippo Burioli e stiamo presentando il vino di novembre, Chianti Classico Berardenga, fattoria Felsina, un 2009 da 13 gradi. Andiamo degustiamolo. A degustarlo. Vai. Iniziamo dall'aspetto visivo, e andiamo un po' a guardare un po' nel bicchiere come gira, vediamo che ha dei rosso rubino, rubino con dei riflessi leggermente granati, leggermente granati, anche sì, se è un 2009 già ha questi riflessi granati che sono, sì, che sono molto molto belli, bello intenso, quasi gira molto bene nel bicchiere, 13 gradi, ma l'apparenza potrebbe sembrare anche di più, degli archetti, sì, stupendi tra l'altro questo Chianti della zona di corpo classico. Andiamo a sentire il naso? Andiamo. Bella nota subito, sì, intensa, abbiamo questa, sì, bella frutta rossa, e in particolare io ci sento una prugna, sì, una marena, direi anche persistente come vino, rimane come profumo, e una cosa interessante è la spezzatura. Credo siamo su circa un anno anche di legno di barrique, di legno piccolo, e la si sente sia la si vede nell'unghia aranciata, ma la si sente anche al naso, è una spezzatura molto elegante, molto in elegante. Questa zona del Chianti, Castelnuovo Berardenga, zona proprio centrale del Chianti classico, i vini sono molto eleganti, si degustano proprio i sangiovesi molto molto fantastico, interessante. La sua natura. Degustiamo. Secco. Direi. Secco. Abbastanza tannico, si sente leggermente. Sì. Però direi anche elegante. Elegante, già equilibrato, pronto, sì, da bere, e una struttura diciamo, sì, media, non è che si hanno dei picchi di struttura, sì, insomma. È un vino Chianti classico, è uno dei vini più importanti d'Italia, e questa è un'azienda, tra l'altro i proprietari sono anche romagnoli di questa azienda, sì, molto bene, quindi fa sempre piacere. Diciamo che in bocca ritorna quello che abbiamo sentito prima al naso, temperatura di servizio 14-16 gradi, temperatura sempre... abbinamenti, ma io qui ci metterei un buon raviolo, cosa dici Cristian? Beh, con un bel ripieno di ricotta, e magari saltato un po' nel burro. Perfetto, okay. Perfetto. Risentiamolo, okay, che voglio sentire anche se ci potremmo stare su due formaggi. Anche due formaggini. Assolutamente. Grazie. Amici di vino, cin.